Salve a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'ultimo lavoro del progetto Indren dal titolo Of Time and Autumn Leaves. Il progetto Indren venne fondato nel 2019. Durante il 2020 la band registrò i suoi primi brani che poi apparvero nel demo di debutto del progetto stesso. Grazie proprio a questo demo la band è riuscita a accaparrarsi l'attenzione di un'etichetta fondamentale in quello che è il mondo atmospheric black metal di questi tempi, la Naturmacht Production, un'etichetta che aveva già collaborato in passato con altri progetti italiani, ma che in questo caso supporta gli Indren con un'uscita doppia che ha visto questo disco stampato sia in formato CD che in formato cassetta. Purtroppo al giorno d'oggi la produzione in sé è andata sold out per entrambi i formati, quindi penso che se ancora dovessero essercene delle copie disponibili possibilmente potreste trovarne forse qualcuna tramite la band. Però altrimenti ragazzi dovreste eventualmente andare a cercare questo disco nello specifico, se non ci saranno delle ristampe più avanti, su portali come eBay, Discogs e così via discorrendo. Questo disco di Indren è un lavoro abbastanza particolare, un lavoro che sì è un disco black metal, ma che allo stesso tempo gode di atmosfere abbastanza differenti dal classico black metal rozzo al quale magari siamo abituati. Nonostante infatti il cantante di Indren sia lo stesso ragazzo che canta anche con progetti come Repeat e Teuta, progetto di cui abbiamo parlato non troppi giorni fa, in questa occasione il cantato va dall'italiano all'inglese principalmente, se non per due brani in specifico, la penultima traccia del disco e poi la cover del progetto Skoll, sul quale mi soffermerò tra un attimo. Ed oltre questo ci sono degli aspetti che, soprattutto dal punto di vista dell'atmosfera, avvicinano il progetto maggiormente ad uno spaccato epico e più vicino al heavy, soprattutto grazie al lavoro delle chitarre che non si sofferma al classico riff in statico che potremmo ascoltare magari all'interno di tantissimi album black metal, ma che anzi cerca di elaborare un pochino sullo stesso stile o sulla falsa riga di progetti come per esempio i Dissection e così via discorrendo. Detto questo, come potrete immaginare, questo disco si sofferma principalmente su due aspetti fondamentali che ne caratterizzano lo stile. Anzitutto, come detto poc'anzi, il lavoro delle chitarre ed in secondo luogo il lavoro delle voci. Voci che non si fermano al semplice scream, ma che anzi elaborano a più riprese su anche modalità differenti, soprattutto quando ci sono dei rallentamenti all'interno dei brani che danno la possibilità alle voci di esprimersi con delle tonalità in pulito e con dei richiami molto più vicini al viking e al folk rispetto magari ad un approccio troppo vicino a magari black metal contemporaneo. Sotto questo punto di vista io credo che un prodotto come questo si avvicini maggiormente a ciò che è stata magari la scuola nord-europea di progetti come già detto quali Dissection o perché no gli Alver dei primissimi lavori, seppur ci siano delle differenze notevoli, quindi non prendete questi accostamenti come definitivi per descrivere le sonorità di Indren, anzi, ma è giusto per darvi un'idea più o meno sul cosa la band cerchi di offrire al pubblico. Come già detto, quei fattori importanti quali la voce, il lavoro delle chitarre, le ritmiche che variano tra parti veloci e rallentamenti dalle tinte folk e così via discorrendo,
crea un'atmosfera unica all'interno di un lavoro che si ritrova a suo modo totalmente in linea con ciò che è la label che lo ha stampato, la Naturmarkt Production finlandese, generalmente dà imposto al pubblico con le sue releases. All'interno di questo disco troviamo 4 brani nuovi per quanto riguarda la band, più un intro, un outro ed una cover. La cover è un brano degli Skoll, progetto di Novara che venne portato avanti a suo tempo, o nel caso dell'album nella quale questo brano veniva proposto, progetto che veniva portato avanti da Marco De Rosa, Little Endless, che purtroppo ci lasciò nel 2017, e da altri musicisti come per esempio Lunaris, che ha poi collaborato con Teuta, il progetto che abbiamo recensito da poco, anzi non collaborato, anzi il progetto Teuta venne fondato a Lunaris. Al di là di questo ci sono delle interessanti differenze chiaramente da progetti come Teuta o Unrepeat. L'apporto vocale o l'apporto del cantante in questa occasione si riduce solo a ciò che è la voce, senza toccare nessuno strumento, che viene invece rilasciato o lasciato in mano al secondo musicista che appartiene al progetto Indre. Ci sono delle interessanti similitudini, se così vogliamo chiamarle, tra i brani di Indren e ciò che poi la cover di Skoll ci propone. Una cover che si ritrova, al di là di quello che potrebbe essere il missaggio o il mastering del brano stesso, totalmente in linea con la proposta di Indren. Al di là di questa cover, all'interno della quale il cantato è in italiano, c'è anche un altro brano all'interno di questo disco cantato in italiano, dal titolo Nebbia, quarto brano del disco se non contiamo l'intro che apre il tutto. Un brano che per quanto riguarda la parte vocale specialmente si riavvicina maggiormente a quelle metriche che il cantante in questione ci ha già offerto con altri suoi progetti. Al di là di questo, si tratta solo di un episodio, perché il resto del disco viene cantato in inglese e addirittura all'interno di quella che è poi la cover di Skoll, una cover con testo in italiano, ci si ritrova davanti a un approccio vocale ben differente rispetto a ciò che l'artista in questione ci ha già proposto con gruppi dei quali lui fa parte, come Repeat e Teuta. Questo lavoro di Indren risulta essere un disco particolarmente interessante. Non l'ho trovato tuttavia un disco di totale impatto come per esempio il lavoro di Teuta che abbiamo recensito non troppi giorni fa, o come altri lavori quest'anno. Si tratta di un disco molto molto valido e secondo me ottimo per ciò che cerca di produrre e proporre. Tuttavia credo che il fatto che ci siano solo effettivamente 4 brani più un intro e un outro abbia forse limitato ciò che la band stessa avrebbe potuto offrire al pubblico. Al di là di questo, inoltre, ciò che l'intro e l'outro specialmente ci propongono penso che potrebbe essere un interessante spunto per futuri lavori o futuri brani in cui lavoro, specialmente le chitarre acustiche o certe influenze utilizzate proprio in questi due brani, l'opener intro in questo caso e il brano di chiusura l'altro, potrebbero offrire se mischiati con il resto delle idee che il progetto Indren ci offre all'interno degli altri brani.
quindi magari, cosa ne so, un momento di pausa va con delle chitarre acustiche o delle chitarre acustiche magari che si possano unire al riffing black metal e cose di questo genere. Inoltre, anche lì, per esempio, il cantato pulito, bellissimo e molto interessante in questa proposta, starebbe forse ancora più... o potrebbe essere ancora più incisivo se unito magari a quelle chitarre acustiche o se riuscisse a trovare forse una timbrica o un approccio differente a quello che potrebbero essere le lyrics su momenti così delicati. Tuttavia il lavoro di Indren, Of Time and Autumn Leaves, risulta essere un prodotto veramente valido, un prodotto scorrevolissimo che si ascolta più che volentieri da inizio a fine, prima di poi potersi ritrovare a premere ancora una volta il tasto play per ascoltarlo successivamente ancora ed ancora ed ancora. È un disco di cui non ci si annoia mai. E questo è un qualcosa che non tutti riescono a fare, soprattutto in un genere come il black metal, un genere che ormai esiste da oltre 30 anni, ai giorni nostri. Considerato che la band venne formata nel 2019, registrò i suoi primi lavori, i suoi primi brani nel 2020 e poi registrò i brani appartenenti a questo disco nel 2021 per poi vederlo rilasciato nel 2022, io mi auguro che la band continui su questa strada e ci possa proporre molto presto, magari in un altro annetto o due, un lavoro che riesca a coronare gli sforzi che la band ha fatto sino a questo momento con un lavoro, specialmente come questo loro ultimo disco, che ha del potenziale indiscusso e che secondo me rappresenta forse il primo passo perché un progetto come Indren possa essere apprezzato ulteriormente da un pubblico decisamente più vasto. Ad ogni modo ragazzi, come sempre vi lascerò un link qui sotto su dove poter andare ad ascoltare questo disco e eventualmente vi straconsiglio di cercare di magari contattare la band per recuperarne una copia. Come dico sempre, se vi piace ciò che ascoltate, non dimenticatevi di supportare la band. E ci vediamo presto, ragazzi. Alla prossima. Ciao.